Buongiorno da Luca di Asia Telefonia. È un pochino che non faccio qualche video, ma è sempre difficile far ingranare un video con il lavoro. Cioè, è veramente difficile. Comunque, oggi che è sabato pomeriggio proviamo fuori una bellissima giornata di sole e io qua dentro a cercare di risolvere un problema abbastanza comune negli iPhone che si riparano a casa. Diciamo che i ragazzi o clienti che si riparano i telefoni, provano a ripararsi il telefono a casa, cambiare il display a casa, cambiare la batteria. Se diciamo lo fanno per la prima volta, potrebbero incappare in questo problemino che insomma è frequente nei 6 Plus, 6S. E anche nel 7 è capitato. Adesso qui abbiamo un 8. Il primo 8 che capita con questo problema è la Jabberk. Il problema è nel cambio display fatto a casa sono state invertite le viti della copertura dei connettori. Una vite lunga è stata messa nel posto sbagliato andando a forare la scheda madre. Qui abbiamo per esattezza 1, 2, 3, 4 viti. Queste tre, aspettiamo che le indichiamo. Queste tre, 1, 2 e 3, non ci sono pericoli perché sotto non c'è la scheda madre, è un foro passante e qui c'è un filtro che ha un fine corsa. Questo invece è sulla scheda madre. Più vicino. Questo è sulla scheda madre, quindi è un dado saldato sulla scheda madre. Sotto c'è la scheda madre, quindi se si mette una vite più lunga si va a forare. Questo è stato fatto tanto che se proviamo ad accenderlo il dispositivo si avvia perché si vede l'avvio sull'alimentatore, ma non parte, non si accende nulla. Adesso facciamo la prova. Allora, il connettore, quello giusto è questo qua. Scusate, torniamo a ingrandire. Bene. Andiamo a vedere l'alimentatore, lo inquadro se riesco. Lì. Vedete che si accende. Facendo il suo ciclo di avvio, ma non visualizza nulla. Ok. Adesso quando smonto la scheda madre poi si vedrà ancora meglio. Adesso stacchiamo il display,
usiamo sempre un utensile di plastica duro per evitare di asportare i componenti sulla scheda madre. Se non riuscite con la parte larga, potete provare anche con la punta. È un utensile che si trova tranquillamente in commercio, non è difficile trovarlo. Adesso tiriamo via la scheda madre e andiamo a vedere sotto al microscopio un po' cosa è successo. Può darsi che ogni tanto sentirete delle voci, altre voci oltre a mia, perché sabato pomeriggio sono chiuso al pubblico, però di tanto in tanto qualche cliente o qualche conoscenza o qualche amico ha bisogno di una qualche riparazione urgente e io non gli dico mai di no. Ora mettiamo l'inquadratura poi sul microscopio. Qui c'è una vite sotto nascosta da quella spugnetta che circonda i connettori. Ricordiamoci di togliere il supporto SIM, che è una di quelle cose che spesso si dimentica prima di estrarre la scheda madre. Poi abbiamo tutte le viti, quelle che fermano la scheda madre, che sono sotto maschio e sopra femmina, quindi fatta apposta per poterci sopra avvitare la copertura dei vari connettori. Allora, l'abbiamo tolto, direi che non c'è altro. Tasti, ok, e qui abbiamo tolto tutto. Allora, adesso andiamo a mettere scheda madre nel nostro supportino. Questo lo tiro via perché è proprio vicino alla vite, quella incriminata, e ho più spazio per lavorarci. Ok, adesso andiamo a vedere il danno che è stato fatto.
adesso sposto l'inquadratura sulla sul monitor. Le. Ok, tiriamo via la spugnetta, sempre quella che circonda i connettori, che impedisce. Ok. Guardando se è stato fatto anche qualche altro danno, ma sembrerebbe di no. A vedere qua non ci manca niente, niente è stato asportato. Qui è stato fatto un bel danno con la vite qui. Adesso prendiamo via quel dadino saldato sulla scheda madre e vediamo se è possibile ripararlo, perché a vedere come è sollevato il dado sembra sia stato fatto un bel danno. Comunque adesso non facciamoci la testa prima di romperla, ci dice. Qui abbiamo tolto il dado, potete vedere che qui è sollevato. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Qui, parte dove si è andata il dado è tutta sollevata rispetto alla scheda madre, quindi qua hanno spinto, hanno messo una vite lunghissima, hanno spinto e tirato su la parte saldata sulla scheda madre, proprio si è sollevata, hanno forzato molto purtroppo. Speriamo bene che non ci siano troppi danni sotto, vediamo un po'. Allora qui bisogna grattare, cominciare a grattare, a vedere. Si arriva. Ricordo che è il primo 8 che vediamo con questo problema, quindi anche noi ci andiamo, potrei limarlo già col fresino, ma visto che è il primo che facciamo di 8, in più lo Zillion ho guardato stamattina ma non ha ancora gli schemati che vado a rivedere, ma ci ho guardato a modo, ma abbiamo gli schemati dell'8 Plus, ma dell'8 ancora niente, purtroppo non li vedo. Quindi vediamo se riusciamo a risolvere senza schematic. Allora lì è troppo chiaro. Vediamo di ridurre un po' la tonalità, esposizione,
Allora, esposizione, arrivo. Raccomando che... Allora, sono arrivato, scusate, ma all'esposizione, un po' più scuro, così vediamo un po'. Sì. Adesso ho esagerato, stato sollevato qua su tutta la sua sul diametro esterno, è stato sollevato tutto, quindi oltre può essere il danno qua centrale della vite, anche qua potrebbe aver strappato qualcosa. Questa è un'operazione un po' lunga, quella di... mare. C'è questo componente qua, mi dà un po'... sarà una resistenza, qualcosa, ma... prenderci contro, adesso lo tiriamo via, così.
Scusate se ogni tanto faccio scena muta, ma lascio parlare solo le mani. Ah, dimenticavo, l'iPhone 8 dall'iPhone 7, come si distinguono? Beh, ormai lo sanno. iPhone 8, abbiamo il retro in vetro, ok, che favorisce la ricarica wireless, il vetro. Invece il 7 abbiamo tutto la scocca unica in alluminio, ok? Esternamente si differenzia da uno che non li conosce, differenzia da quella cosa lì. Scheda madre, si riconosce dai connettori che sono diversi, ci sono dei connettori in più anche. Questa qua, questo è quello della ricarica wireless, direi. Vediamo. Sì, perché va direttamente attaccata a un connettore che è attaccato sulla scocca. Ripeto, anche noi è il primo 8 che smontiamo scheda madre, quindi sto insieme a voi facendo un po' la diagnosi allora, diamo una pulitina. Bel foro, hanno fatto. Sì, niente, continuiamo. Tutti quei puntini che vedete, quelli lì, sono tutti di massa. Andiamo a fare la prova. Ok, come tutto è la copertura superficiale della scheda madre. Qua invece ovviamente un polo della ricarica wireless. Ok. Qua al centro vediamo il foro della vite.
cominciamo ad andare qui a fondo, eh? Adesso sto andando a vedere se sono state tranciate delle piste, per ora non ne vedo, vedo solo della gran massa. Comincio a intravedere delle piste da sotto. Comincio a intravedere le piste sotto, voglio solo vedere se avvitando questa vite qua sono state messe a massa queste piste oppure no. Probabilmente sì, perché il telefono non si accende più, oppure mettendo a massa o sono state tranciate oppure hanno fatto saltare. Un qualche integrato, un qualche induttanza. Allora, adesso sono quasi arrivati, eh.
Dobbiamo solo un po' chiarirci la zona lì. Vedete questa qua che è stata tranciata al mare Tirrenico. Ok. Andiamo un po' l'immagine perché cominciamo a vedere delle piste. Molto fini qua. Secondo perché mi è saltato via un piedino che mi va a incollare, è un piedino della staffa, non della scheda madre, eccetera. Allora, ok. Fuoco anche questo. Vedete che casino c'è lì, eh? È stato fatto un bel danno. Sì, proprio un bel danno.
qua che vedete è un pezzo di questa che è stata spinta giù dalla vite. Quindi è la massa che è stata spinta giù fino a tranciare le piste ed è rimasta qua giù. Adesso devo levarla tutta, sperando di non rovinare troppo sotto. Dai, a vederlo non insomma, devo vedere qua se sono tranciate. Adesso facciamo, grattiamo un pochino così col testo riusciamo a capire se lì. Che sia una massa, adesso la proviamo, questa pista qua più grande, qui ce n'è un'interrotta. Non è per niente un lavoro corto, ragazzi. Allora,
quello che faccio adesso è provare la continuità. Questo qua grande è la massa, è ok. Terza da sinistra è tranciata, si vede, non conduce. Quindi. Allora, qui è un problema. Problema che le piste sono molto molto sottili, quindi toccare non sarà facile. Adesso proviamo a prendere una punta molto sottile da applicare sui tester. Cosa così fatta in casa. Sto mettendo due lame di taglierino nuove che hanno la punta, dopo ve le faccio vedere. Un po' pericolose perché sono taglienti, ma è la punta più fine che ho trovato. L'ho già fatto un'altra volta e funziona bene. Le faccio vedere. Ok, sono brutte, ma funzionanti. Sentire che funziona, no? Allora. La terza è interrotta, la seconda invece è ancora buona. Ok. Poi, la massa ancora va bene, guardiamo se la massa vuole colla. Qua no, qua no, qua no. Ok, poi. La prima interrotta. Sapete che
possono servire anche da grattino, ma sai che la prossima volta ti attacco direttamente i puntalini sul bisturi completo. Non ti metto adesso. Molto comodi. Non conduce, quindi è interrotto. Ci sarà un ponte da fare. Poi vediamo un secondo. Secondo, terzo viene. Il terzo va bene. Questi qua vicino al diametro esterno della vite con la piantata sono tutti tranciati. Se ne è salvata solo una. Ok. Ho parecchie piste da costruire. Parecchie perché... Allora, ripetiamo, ne abbiamo... Siamo a due. Siamo a tre. Questa è l'unica salva. Tutti da rifare, quindi adesso qua ci mettiamo di buona lena a ricostruirla. Ok.
Ok. Adesso ci mettiamo a costruire. Prendiamo una bella punta nuova, che serve. Scusate se passo davanti, mi sono allungato a prendere questi qua vanno su, questi sono troppo grandi. Anche questa, ma direi che è la migliore che abbiamo. Trovato la punta più vediamo se questa qua va meglio. Sto cercando una punta molto fine, scusate. Ma sì, dai, possiamo usare questa. Allora, qua ci mettiamo 0,02, che vedete anche voi che lo spazio
mi sto aiutando con l'aria calda per portare stagno. Sulle piste internet. Ok. Allora, cominciamo a fare questa microsaldatura. Allora, abbiamo detto che le prime due vanno bene. Mi ingrandisco ancora un po'. Lì. Adesso può darsi che parlerò ancora meno di prima. Ok. Guardiamolo attentamente perché sono molto vicine. Massa e la prima pista sono molto vicine. Dopo guardiamo se toccano.
proviamo col 2. Ok. È molto, molto, molto difficile. Non è una cosa semplicissima. E le 6 mi sembrano più grandi. Se io faccio
Sto provando varie tecniche, sono silenzioso ma sto pensando. Vediamo se con questa tecnica va un po' meglio. Saldo prima da una parte e poi dall'altra. Sto provando una nuova tecnica a vedere se va un po' meglio questa qua.
sempre qua. Mi ero sentato un attimo per un cliente. Così sembra venire un po' meglio. Ok. Sì? Sì? E che ore sono? E io alle 7 direi che esco, 7:10. Sì, 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 va bene. Ok. Ciao.
Sì. Ciao. Allora, vediamo se stavolta riusciamo a fare a finirla. Allora, adesso testiamo. Qua l'avevamo già provata. Allora, sembrerebbe tutto a posto. Quindi è stata lunga, ma ho sperimentato delle tecniche nuove. Quindi lì. Ho inventato anche delle tecniche sui puntalini, ho messo due lame per avere una punta più fine possibile, sembrava il risultato buono. Allora, adesso mettiamo il display di prova. Il tasto perché sennò si mette 2 ore. Vediamo se si accende adesso il telefono. Allora, scusate che qua nel connettore c'è qualcosa. La pulitina è meglio dargli. Ok.
cosa dice? Chissà che la lavorata è stata lunga, ma sì. Codice di sblocco. Ok. Anche il tasto home funziona. Adesso proveremo tutte le funzioni, logicamente. Riparazione effettuata. Ripeto, è stata molto lunga, però siamo riusciti a far tutto. Il primo 8 con la scheda forata da una vita lunga, riparato da GS Telefonia.